Fermi tutti! Sì, so che volete già procedere con l'episodio di carriera, dato che è tipo una settimana che l'aspettate, però vi devo chiedere un attimino di pazienza perché devo darvi un paio di informazioni preziosissime. La prima è che ci vediamo sabato 26, ovvero questo sabato, all'Alien, che è una discoteca di Roma, quindi ovviamente interessa solamente a chi è di Roma questa informazione. Però comunque vi aspetto numerosissimi all'Alien perché c'è un evento, Tubemania, in cui sono ospite io, ma non solo, perché sarò in compagnia di altri YouTubers. Ci saranno infatti Alberico De Giglio, Lo Scemo di Bucci, Bruttina, David Rubino, Alessia Bisceglia, Cappalicious 91, Francesca Faccini, Luigi Hernani Frezza e Idea Apologize. Spero di averli citati tutti. Pardon se me ne sono scordato qualcuno. Poi, questa quindi è la prima informazione. La seconda riguarda il giorno dopo, e quindi domenica 27. Perché, dato che vi volemo bene, allora noi vi parlo di io, perché è giusto così, e poi ci saranno anche Alfrez, Arcos, Enigma, Ferrix, Gabbomen, Seaquolf, Rudy Zlatan, Sespo, per ora siamo noi, poi vediamo di imbucarcene qualcun altro perché poi vi spiegherò. E perché? Perché praticamente dobbiamo registrare dei video speciali per il derby Lazio-Roma che ci sarà il 4 dicembre, come sapete. E quindi abbiamo pensato, dato che siamo tutti youtuber romani e se volemo bene, di invitare anche voi e quindi creare una sorta di raduno. Cioè, ragazzi, ve lo dico subito, non è fatto apposta per essere un raduno. Però noi saremo lì domenica 27 dalle 10 a mezzogiorno. Quindi dalle 10:30, se volete, ci trovate lì, in modo che comunque scambiamo quattro chiacchiere, facciamo qualche foto, autografi, quello che volete. Io ovviamente vi aspetto a entrambi gli eventi, all'Alien il 26, a Battistini il 27, e a questo punto, ragazzi, veramente vi lascio all'episodio di carriera, godetevelo. Ciao ciao! Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con questo ottavo episodio della carriera. Oggi però è un episodio un pochino speciale perché come vedete l'inquadratura è leggermente diversa rispetto al solito, sono un po' più lontano, un po' più spostato, perché forse non sono da solo. I più attenti l'hanno anche capito dal titolo, gli altri no. Vabbè, comunque, 3, 2, 1. Vabbè. Oh, bello! Stavo in casa mia, stavo, Tempo tutto di tranquillo. reazione, pazzesco, da parte di Slatan. Stavo a casa mia, tutto tranquillo, mi Infatti, vediamo sta in qui. pigiama, sta Eh sì. veramente bello. Ti Sto in pigiama. permettere mai più. Ti Tra permettere mai più. l'altro, adesso ne parliamo assieme io e te. E lui sta facendo i cazzi tuoi col telefono. Adesso, tra poco, ragazzi, diventeremo professionali, giuro. Praticamente, ecco, lui ha già posato il telefono. Praticamente, voi intanto mi avete chiesto di comprarmi la maglietta dell'Eister. Bene, qui siamo ancora nella settimana del mio compleanno. Oggi che stiamo registrando è il 9 novembre. E il 7 è stato il mio compleanno, il buon Zlatan, anche se il regalo arriverà più in là, cos'è che ha pensato di regalarmi? Beh, non potevano regalare la maglietta dell'Eister di quest'anno al mio caro amico Federico Marconi. Che è un ragazzo da sposare. Io non lo sposo per motivi eterosessuali, però non per altro. Oggi comunque, caro il mio bro Zlatan, andremo a giocare le solite tre partite, però è importante, dato che ci sei tu, proveremo a concentrarci al massimo. Perché questo Leicester ancora fa molta fatica. E anche nello scorso episodio, nonostante sembrava che si potesse migliorare insomma un po' tutto, era una sconfitta pesante col Tottenham. Poi era una vittoria, ma un pareggio molto sofferto contro il Watford di Mazzarri e un pareggio con un gol dell'Leicester che è arrivato a pochi minuti dalla fine, quindi un'altra partita giocata molto male Però questo ha dagli uomini. dimostrato comunque che il cuore Leicester c'è. Io credo che adesso l'obiettivo principale però sia subito conquistare il pass per gli ottavi di finale di Champions. Sì, esatto, perché la classifica del girone, che vediamo tra poco in basso a destra, recita che il Leicester è primo e quindi almeno qui ci E facciamo vincendo questa rispettare. partita sarebbe automaticamente agli ottavi di finale di Champions League. Esattamente, e quindi questa filosofia che ci sta innescando Zlatan è proprio di pensare partita per partita, però poi per quanto riguarda la Premier League sarà importantissimo prima la continuità e poi davvero un po' di equilibrio in rosa. Ci pensiamo dopo e soprattutto la mia figura ti porterà tanta fortuna, me lo sento. Speriamo, anche che l'ultima volta finì malino, però la penultima bene, perché e quindi vedete che c'è un po' un batti e ribatti, sciabolata tesa, Incredibile è proprio lui. andiamo in partita. L'abbiamo detto, Rudy, è una partita fondamentale per il Leicester, questa è la classifica che abbiamo visto poco fa, mi sorprende sempre vedere il Porto a 2 punti come squadra materasso, di fatto. Porto che abbiamo battuto nell'ultima sfida. Il Leicester che stasera deve vincere, lontano da casa, ma per dimostrare anche di mie personalità. Assolutamente deve vincere per dimostrare di valere questo accesso agli ottavi di finale di Champions con una vittoria. Ricordiamo che stasera
sarebbe matematico, poi ci sarebbe da vedere soltanto se prima o seconda in questo girone. Sì, Leicester che non ha vinto ancora lontano da casa nel girone dei Champions, ha vinto in casa, ha ottenuto vittorie e pareggi in battuta, la squadra di Federico Marconi, eccolo qui il mister. Ma adesso andiamo a leggere la formazione, che è leggermente rimaneggiata, leggermente diversa alla solita che siamo abituati a vedere, però giocano quelli che se lo meritano di più in questo periodo. Ed eccolo qui Leicester, ti lascio la parola. Allora, in porta c'è Schmeichel, come abbiamo visto il modulo sarà un 4-3 molto offensivo, Alexander, Huth, Morgan e Bellerin, Yunusovic, Mendy con Balde, Diaw, Keita, poi ci sono a sinistra il Brighton, a destra Capucka, punta centrale naturalmente, Jamie Vardy. Che è tornato dopo l'infortunio, ha trovato anche un gol in Premier League. Adesso il Leicester deve tornare a vincere e magari iniziare a farlo per davvero. È tutto pronto, battiamo noi e si parte. Tanto attacca Gervinho, che può correre sull'out di sinistra, pallone contro uno con Huth, si accentra Livoriano, lo rincorre il numero 6, quindi per Simons, che lascia partire il cross, messo fuori e poi il colpo di testa da parte di De Bock, il primo squillo del Club Brugge, arriva all'ottavo. Esatto, Massimo. anche se qui coi piedi pecca un po' Morgan, buca la difesa, ma c'è Schmeichel. La parata qui di Schmeichel, deve stare attento il Leicester a non perdere palla in zona difensiva, che può essere davvero pericolosa la squadra di casa. Era stato perfetto qui il Brighton, non è arrivato Vardy però sul pallone, Vardy che deve ancora tornare quello dello scorso anno. Lasciare partire nessuno in velocità, ha fatto bene a fermarlo il difensore inglese. Ora doppio colpo di testa di Simons, poi Bellerin esita un po', la palla allontanata male e Vanaken ha avuto sul destro la chance dell'1-0. Il Leicester non vuole buttare palla, ma qui la regala agli avversari. Secondo me è troppa frenesia perché doveva stare più tranquillo. Huth l'ha regalata, non un inizio perfetto, diciamo, del difensore esperto. Qui a vuoto Yunusovic, quindi Gervinho in verticale, palla geniale per Vossen che punta Schmeichel, defilato, calcia col sinistro, il miracolo di Kasper Schmeichel che come al solito risponde presente. Iniziando davvero molto bene, Schmeichel, già due o tre interventi decisivi. Questo non era facile, addirittura con il gomito, ma un grande riflesso. Si ricomincia con il Club Brugge in possesso di palla, queste due squadre si sono già affrontate ovviamente nel girone d'andata, vinse il Leicester 2-0 nella gara di inaugurazione di questa Champions League. Subito punizione per le Foxes. Questa volta Yunusovic dentro l'area di rigore, la prende Alexandro che ha colpito leggermente troppo, forse con la parte superiore della testa, forse l'ha presa con la cresta lui. Sì, forse. Comunque è veramente importante questa occasione perché può dare fiducia all'Leicester e non a caso, secondo me, Alexandro, che è uno dei giocatori che ha più esperienza europea, cerca di dare la svolta a questa partita. Sai che devo dire? Ora Yunusovic dentro, palla geniale per Keita, fino in fondo, Keita in porta! Forse perché era troppo scontato, non se l'aspettava nessuno. Ha provato col destro lo spagnolo, palla sul fondo però. 26 metri, dalla porta di Boutel. Yunusovic ha preso il palo! Palo clamoroso Clamorosa! di Yunusovic, che ha calciato davvero molto bene, pallone ad uscire con il collo interno, non ci sarebbe mai arrivato il portiere. Ancora Leicester con l'apertura per Capucka, forse è lunga, Capucka si impegna e per poco la tiene anche. Ma vediamo da questa occasione. Palla ancora a cercare Vardy. Rimane libera, poi c'è Alexandro che è andato via. Alexandro gioca dentro, la palla dalla parte opposta. Vediamo se lascia correre l'arbitro. Sì, ancora out. Ultima azione della partita. Ora Bellerin al cross a cercare proprio il Brighton che era andato in tuffo. La palla sta uscendo ancora, ma finisce questa volta 0-0 tra Club Brugge e Leicester. Le tue impressioni? Ma è Leicester che alla fine meritava forse anche qualcosina di più, ma secondo me troppo poco. Manca ancora quel salto di qualità, soprattutto in trasferta. Abbiamo visto in questa Champions che ti fa pensare di essere una squadra matura. Secondo me c'è bisogno ancora di un po' di tempo. Sta lavorando nel verso giusto, secondo me, Federico Marconi. Quindi adesso concentriamoci sulla Premier, sfideremo il Middlesbrough e sarà una partita molto delicata, come tutte, perché come ho sempre detto anche nel precedente episodio, sono più le squadre che ci sono davanti che quelle che ci sono dietro, il Middlesbrough è tra queste. Però classifica corta e in Champions League il Porto ha battuto il Copenhagen, quindi ancora primo in classifica dell'Est con 2 punti di vantaggio sul Copenhagen. Questo è molto importante. Importante sta cosa, non è per chiù perché dicono, nel senso è importante, diciamola.
Siamo al King Power Stadium a Leicester, le Foxes contro il Middlesbrough alla ricerca del famigerato salto di qualità nel lunch match della quattordicesima giornata. Buon pomeriggio da Federico Marconi. E tu di Zlatan. La formazione cambia ancora perché Leicester oggi prova il rombo stretto suggerito proprio dal nostro commentatore tecnico e la mia spalla di oggi. Musa e Vardy davanti, uno rapido e uno prepotente per così dire, il classico 9 con Mahrez alle loro spalle, centrocampo abbastanza robusto. Con Drinkwater e Amarty sugli esterni, o meglio esterni intermedi, quindi i mediani di centrocampo, con davanti alla difesa il nostro Mendy. Sarà lui il compito di tutta la fascia oggi, dato che gli esterni offensivi non ci sono. Attenzione ad Amarty che va sul destro! Ha provato a liberarlo, come a Stamford Bridge qualche settimana fa. Lì andò bene, qui un po' meno. La porta all'Algerino, inserimento di Vardy, cercato e trovato. Palla per Musa, si butta dentro Vardy. Musa vuole anche liberare il destro, lo prova a giro! L'ha presa! L'estremo difensore del Middlesbrough, grande Leicester dopo 5 minuti. Partito fortissimo, ma qui che parata che ha fatto Dini. Non era facile perché il pallone parte alto ma si abbassa e lui si è allungato davvero come un felino. Leicester, che tra l'altro meriterebbe anche, avrebbe meritato un gol nel momento migliore. Adesso la partita si è un po' abbassata dal punto di vista del ritmo. La palla ce l'hanno loro con Fischer che si butta dentro. Calcia col sinistro! Schmeichel la tocca, sarà calcio d'angolo. C'è una certezza comunque, si chiama Kasper Schmeichel, veramente ottimo intervento anche qui, come ha risposto bene anche l'estremo difensore del Middlesbrough. Adesso seguiamo questo calcio d'angolo. Palla in mezzo, l'ha presa Hernandez, non c'è calcio di rigore, con la mano Hernandez. E purtroppo l'anello debole, voi mi direte che aspetti a comprare un difensore, ci abbiamo provato spesso quest'estate, non è arrivato nessuno, Ute e Morgan non possono giocare sempre, Hernandez quando gioca ne combina una. Negredo di fronte a Schmeichel. Ma Negredo, rete. 0-1 al King Power Stadium, al primo tiro in porta, vanno in vantaggio gli ospiti. Davvero un peccato perché Leicester ha iniziato con il piglio giusto questa partita, secondo me non si deve perdere d'animo perché aveva imboccato, diciamo, la strada che forse può essere quella migliore in questo momento. Intervento questa volta ottimo da parte di Hernandez, in uscita quindi Drinkwater per Musa che vuole correre sulla sinistra. Poi c'è ancora il movimento da parte del numero 4. Drinkwater ricomincia da Mahrez, è andato dentro Vardy, palla dentro, Bergemi! Ma perché ha calciato subito Gemi? Secondo me poteva avere la freddezza di metterla giù e cercare il secondo palo. E secondo me invece non ci sarebbe arrivato su quel pallone, te lo dico. Infatti ho provato a calciare subito proprio per questo, però è arrivato spaccato, ha caricato troppo. Comunque l'estra c'è, è vivo, questo è importante. La palla Simpson dalla parte opposta. L'ho visto Napalm is Man Knee. Si accentra Simpson che cerca sempre queste azioni personali. Ancora Simpson che qui dimostra di essere in fiducia. Poi era scattato Musa, servito adesso ottimamente. Ancora Musa col tacco a liberare Alexandro. Al centro c'è solamente Simpson. La palla è per lui! E arriva il pareggio dell'Eister con l'uomo che non ti aspetti. Il gol è di Simpson. Arriva dal terzino destro il pareggio. Esplode il King Power Stadium. Col gol di uno dei protagonisti della passata stagione, oscurato nell'avvio di questa, ma trova un gol che per lui è fondamentale e per noi ancora di più. Questo ha fatto vedere proprio la voglia, quanta voglia c'è da parte di Simpson di essere protagonista, di cercare di dare una svolta a questa partita. È partito addirittura da terzino, aveva già sbagliato un pallone e ha detto fammi cambiare le sorti di questa partita. E alla fine si è inserito, splendida azione sulla sinistra, gran cross di Musa, 1-1, e il secondo tempo è tutto da giocare adesso. Qui ottima azione però con Musa che ha visto Mahrez all'interno della rigore. Mahrez si prende in fondo, si prende tutto il campo, la mette dentro, Alexandro la tocca solo e Vardy non arriva. Poi dalla parte opposta però c'è Amarty chiuso e vediamo se torna sul pallone Amarty. Così è e quindi non è finita. Comunque abbiamo visto dove si può rendere pericoloso questo Leicester cercando gli esterni. Ha provato Vardy! Dal nulla! Jamie Vardy è tornato! 2-1 per il Leicester! Mamma mia che gol di Vardy, non ce l'aspettavamo! Anche perché ha calciato in maniera stranissima. Ma io stavo parlando e sono Guarda un rimasto po'! stupito da questo gol. Ha calciato in maniera stranissima! Pesca Non l'angolino! so se è stato deviato Vediamo? perché è passato sotto le gambe del No, 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 difensore. nessuna deviazione, ha calciato lui così! Pesca l'angolino! Fa 2-1 per il Leicester! Situazione ribaltata! E questa è una firma d'autore, gran gol. Risulta Marconi! Si contiene! Ma è finita al King Power Stadium, Leicester 2, Middlesbrough 1. Ed è una vittoria fondamentale. Di rimonta. Fondamentale, fondamentale ragazzi, abbiamo sofferto per questo Leicester tutti insieme, ma siamo felici di poter dire che finalmente torna la vittoria. E adesso sono curioso anche di vedere la classifica come si modificherà.
Io spero che sia un'iniezione di fiducia per questo Leicester con il cambio di modulo, con un po' di entusiasmo, magari fare qualche risultato consecutivo non sarebbe male. Sai che questo forse potrebbe essere un trampolino di lancio per questo campionato, dato che è una vittoria che arriva con un cambio di modulo, con un Vardy Ritrovato. ritrovato e soprattutto in rimonta. Cuore Leicester, Ma non direi. solo quello, anche la qualità del gioco in tutti i 90 minuti di gioco, Sì, è vero. Perché tu anche prima di prendere il gol e dopo che lo prendi continui a giocare un gran hanno calcio. fatto davvero una gran partita. Siamo Vediamo un soltanto a po'. 3 punti dal quarto posto. Questo Sì. c'è da dire. Un campionato che ci sta aspettando un po' tutti, perché anche il Tottenham che è primo non è scappato. 3 sconfitte, 2 pareggi, 8 vittorie. È un bottino che è di lusso per le squadre come il Chelsea, il Leicester. E anche il Manchester, Everton, Arsenal, che si stanno prendendo un pochino di... Si stanno un po' stanziando in questa Premier. Più che altro, ti dirò, è un caso allora che questo Leicester vada non a giocare un gran calcio, per carità, però non riesca a vincere contro un Watford che comunque si trova lì in classifica, No, è al quinto Watford sta posto. facendo un grandissimo campionato, anche il Bournemouth, ma è un campionato competitivo, stracompetitivo, ogni squadra, ogni partita che affronti è come una finale E di comunque va Champions. detto che noi sì, abbiamo perso contro la prima della classe, ma abbiamo evitato una sconfitta che sembrava già annunciata, rimontando da 3-1 a 3-3 in casa del Liverpool. E quindi Io di Zlatan. il Leicester, sa, devo dire, il Leicester c'è. Leicester c'è, Adesso, cuore cuore Leicester. Leicester. Stadium of Light, Sunderland, Leicester City, la 14ª giornata di campionato. Comincia con il Leicester in possesso di palla, cominciano i giocatori a mettersi la maglia a maniche lunghe perché evidentemente dopo 14 giornate comincia a fare freddo. Ora Morgan cerca di verticalizzare. Poi attenzione all'errore difensivo, c'è Amarty con il destro, la risposta di Pickford. Il primo squillo dell'Leicester, poi non è finita perché c'è Slimani a raccogliere. Ancora Slimani, cerca il cross con deviazione, rincuota e raccoglie, poi dorme e può ripartire il Sunderland. Qui abbiamo visto anche la fragilità difensiva del Sunderland, che riesce a regalare un'occasione praticamente da soli. Si sono suicidati i giocatori. Amarty ha un po' di campo per avanzare, sceglie Capucca, arriva anche Mendy a sostegno, si inserisce Mendy con il destro, piazzato, risponde Pickford. Ancora una volta, bellissima parata dell'esterno difensore del Sunderland, ma il Leicester che si trova bene in questi scambi verticali con scarico sull'inserimento dei centrocampisti. Burini, Alexandro su di lui, saltato, poi prova a tornare Alexandro, la palla in mezzo per Anicibe che pesca Kirchhoff. Piano piano con il mancino fa 1-0 per il Sunderland, gol che arriva subito all'avvio del secondo tempo dopo 1 minuto e 55 secondi. Qui si è fatta trovare impreparata su questo taglio verticale in zona centrale da parte di Kirchhoff, che poi con freddezza salta e batte. Vabbè, quando poi pure il joystick ci mette. A few moments later. Musa ovviamente ci può arrivare, ma deve gestirla bene. Cosa ha fatto? Musa, calcio d'angolo per lei, sta cosa. Viene a saltare anche il Michael, Palla il invece porta giocatore per corto. Junuzovic, che punta Junuzovic, destro ribattuto, Non c'è neanche il 4 di recupero. Leicester le proverà tutte per non perdere questa partita. Mendy, Musa dentro per Keita che vuole andare, Keita fa tutto alla grande, ancora Keita per terra, calcio calcio di di rigore. rigore per il Leicester al 91esimo. Ma Adesso rimaniamo calmi vediamo perché va segnato questo rigore. chi si prenderà questa responsabilità adesso. Fallo su Keita. Ingenua questa scivolata. Bravissimo Keita Balde. Lasciamo il puntatore perché non si sa mai. Cosa abbiamo appena visto? Non è vero! Non è vero! Cosa non abbiamo commentato perché è Non è vero, ragazzi, dai! Palla per Morgan! Incredibile. No, niente, ormai sono le che è pesantissima, l'ultima in classifica.